Bene, seconda giornata di Didacta 2023 Firenze, Fortezza d'Abbasso. Siamo qui con due ricercatrici in dire, Silvia Panzavolta e Elena Mosa, ricercatrici esperte di narrazione, storytelling. Si apprestano a realizzare un seminario, uno dei tantissimi seminari che sono previsti nella giornata odierna. Io credo che sia opportuno approfondire questo argomento perché ha degli sviluppi molto interessanti nella scuola. Allora, Silvia Panzavolta, voi state realizzando appunto questo appuntamento formativo sul riscrivere il curriculum oltre le discipline grazie allo storytelling. Cosa significa in realtà oltre le discipline? Perché da docente, da giornalista, immagino che si tratti di una realizzazione interdisciplinare. Grazie della domanda, assolutamente. Questo è il focus principale, l'obiettivo principale. Il male della scuola, diceva il filosofo Edgar Morin, è quello di presentare la conoscenza come eccessivamente frammentata, come dei silos separati che non si parlano. Quindi la frammentazione disciplinare è proprio il male per la comprensione profonda. Quindi questa idea, il seminario si ricollega all'idea di Avanguardie Educative, che è un movimento per l'innovazione italiana, nella scuola italiana, vuole provare appunto a ribaltare l'ottica, a riscrivere appunto il curriculum. E come si fa a riscrivere il curriculum andando oltre le discipline? Beh, non si parte dalle discipline, si mettono le discipline al servizio di un artefatto, di un compito autentico, in questo caso di una storia, di un romanzo o di altro. Ci sono altre scuole che lavorano in questo senso e che vedono come prodotto autentico ad esempio la realizzazione di un festival della scienza, oppure la realizzazione di una mostra, oppure la costituzione di un curriculum personale dello studente. Quindi andare oltre le discipline significa proprio superare la frammentazione, e questo comporta un grossissimo lavoro di progettazione tra i docenti, di coprogettazione, che ovviamente non si improvvisa, deve essere fatto all'inizio. Certo, e prevede anche una formazione adeguata. Elena Mosa, vogliamo fare un esempio pratico, proprio entrare nel dettaglio dello storytelling oltre le discipline? Volentieri. Dentro oltre le discipline abbiamo diverse scuole che noi chiamiamo capofila. Una di queste in particolare applica la logica dello storytelling alla revisione, alla riscrittura, diciamo, del curriculum, e ha progettato un'iniziativa che realizza ormai da 10 anni, che si chiama La Storia di Sara e Marco. In cosa consiste? Come diceva la mia collega, sono le discipline che sono al servizio dell'imparare, dell'apprendere, di una didattica attiva e per compiti di realtà, per cui tutto il curriculum viene riscritto sulla falsariga di questa storia, per cui Sara e Marco nelle classi terze di questo istituto tecnico economico, che è il De Fazio di Lamezia Terme, tutte le classi terze scriveranno tante storie di Sara e Marco, dove questi due personaggi saranno realmente messi in scena, c'è anche un po' di role play, dagli studenti. Un'ultimissima domanda in 30 secondi: quanto lo studente viene coinvolto e quanto collabora e interagisce con i compagni? È assolutamente protagonista, proprio perché svolge in prima persona questa storia. Un esempio: a un certo punto Sara e Marco, che sono amici, decidono di sposarsi, e allora a quel punto vanno ad interpellare magari il parroco per capire che cosa significa fare un matrimonio religioso, oppure vanno a parlare con l'insegnante di diritto per capire che diritti hanno se restano come coppia di fatto, oppure se fanno un matrimonio civile. A un certo punto Marco, perché è un istituto tecnico economico, apre una propria azienda, quindi partita doppia. Sara, che è un'operatrice del settore del turismo, invece diventa esperta nelle lingue, porta i turisti a scoprire le bellezze dei dintorni di Lamezia Terme, per cui capisce la centralità dello studente, che non solo è protagonista del proprio percorso, ma anche protagonista della storia, perché la storia ha dei paletti fissi che vengono dati naturalmente dai docenti, nell'ambito del quale gli studenti possono riscrivere, e lo fanno letteralmente, perché vengono fuori dei libri, degli ebook, dei testi digitali, alle volte dei video, che si sviluppano nell'arco di tutto l'anno scolastico e raccontano la storia di Sara e Marco. Beh,
ANP è l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici, come ben sa, e ritiene da molto tempo, non da ora, che nella scuola sia necessario un cambio di passo riguardo la didattica che si realizza ogni giorno nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado. Quello di cui noi siamo convinti è che l'approccio tradizionale, fortemente trasmissivo, non sia efficace e soprattutto non sia in grado di motivare tutti i ragazzi, e che sia necessario superare la separazione tra le diverse discipline per condurre invece un approccio integrato che parta da problemi e quindi consenta al ragazzo di appropriarsi del sapere in una maniera del tutto diversa, anche attraverso metodologie didattiche attive. Questa linea di innovazione, di avanguardie educative oltre le discipline, sposa perfettamente questa nostra convinzione ed è per questo motivo che qualche anno fa, già prima della pandemia, i vertici delle due organizzazioni, ANP e INDIRE, hanno deciso di creare una collaborazione e il ruolo di INDIRE, di ANP, è stato quello di individuare una rete di scuole particolarmente innovative, che fossero disponibili a individuare classi su cui sperimentare questo modo di fare, perché ci vuole, come si è capito dalla descrizione che hanno fatto le ricercatrici, un convincimento profondo di tutto il consiglio di classe per attivare una modalità che è così rivoluzionaria, direi, non semplice almeno per i docenti all'inizio. E quindi abbiamo individuato questa rete e l'abbiamo poi supportata attraverso degli incontri che all'inizio sono stati degli incontri in presenza di formazione dei formatori e di accompagnamento della sperimentazione. Successivamente, purtroppo, a causa degli eventi della pandemia, sono stati degli incontri online. Dobbiamo dire che al di là delle nostre aspettative, i lavori sono andati avanti ed è questo il motivo per il quale a Didacta presentiamo gli esiti di questa sperimentazione. Che è stata seguita costantemente dai ricercatori e dalle ricercatrici INDIRE per fare proprio una ricerca su questa sperimentazione che possa quindi portare a valore i risultati e noi possa essere quindi un inizio di una nuova modalità, non l'unica sicuramente, ma una delle tante efficaci da proporre al sistema scolastico per fare un cambiamento migliorativo. Allora, noi abbiamo adoperato dei criteri inizialmente, cioè di individuare scuole su tutto il territorio nazionale e che fossero anche di diverso ordine e grado. Siamo partiti naturalmente dalla conoscenza diretta di alcuni colleghi che sapevamo molto impegnati e anche molto coesi col loro collegio. Tuttavia, non è stato semplice per tutti allo stesso modo abbracciare questa opportunità, perché, come dicevo, richiede un coinvolgimento di un intero gruppo classe. In qualche caso poi c'è stato anche qualche classe in più, si è coinvolta una classe di controllo, come si fa sempre nelle sperimentazioni. Quindi non sempre è stato così facile coinvolgere i consigli di classe e spiegare anche il senso vero di questa modalità didattica, perché ovviamente è necessario davvero abbandonare la prospettiva tradizionale dei programmi e delle discipline, che sia pure non esistendo ancora per legge, in realtà sono ancora la guida per l'attività di molti consigli di classe. E quindi non voglio dire che è stato tutto semplice, anzi, ma è anche istruttivo affrontare le criticità e poi risolverle, fa parte proprio dei risultati che porteremo anche a Didacta. Da parte nostra ci sarebbe l'intenzione, ovviamente lo dobbiamo ridiscutere col partner, con INDIRE, che deve riservare delle risorse umane, professionali, qualificate, così come ha fatto finora, per seguire l'iniziativa e sicuramente le scuole sarebbero favorevoli.